cade clamorosamente in casa il Tropical Coreano contro un arrembante Reno. Gli ospiti eseguono una partita perfetta, sbagliano un rigore ma siglano 5 dalla fine i gol che vale 3 punti con Esposito. Il coreano appassa troppo sognone, si sveglia solo nel finale. Ma andiamo con ordine, grazie al contributo video a cura di Paolo Accangeli, vediamo subito la prima manovra ospite. Il pallone giunge a Buonavoglia che reca il primo squillo alla porta difesa da Romani cogliendo la traversa. La risposta del Tropical Coreano perviene per opera di Vukai, ma la conclusione di quest'ultimo è da dimenticare. Il Reno invece si rende vivo nuovamente dalle parti di Romano con una punizione battuta da Carioli che giunge nei piedi di Francisconi. Il vice capitano però mette incredibilmente a lato da buona posizione. Dalla bandierina arriva il colpo di testa insidioso a cura di Bandini, ma Romani ci mette una pezza. Ad inizio ripresa il Tropical Coreano prova a scuotersi. Il tiro cross di Borghini sembra essere un segnale incoraggiante, mentre Bandini si protrae in un assolo personale per poi depositare il pallone sul piede di Alberani, cui tiro non crea scompigli a Romani. Il coreano si rende pericoloso con le solite discese di Borghini, qui traversone per Vukai, ma l'attaccante non riesce alla deviazione vincente. Nel momento di maggior confusione tattica con le squadre che si aprono, ecco che Reno ha la grande chance di passare. Alberani dalla sinistra serve Buonavoglia, il quale impatta il pallone trovando sulla propria strada una mano galeotta del difensore di casa. Per il direttore di gara trattasi di penalty. Dagli 11 metri si presenta il numero 10 Carioli. Romani si tuffa alla propria sinistra ipnotizzando il tentativo avversario, ma il gol purtroppo per lui è solo rimandato di una questione di minuti. Al minuto 85 infatti il neoentrato Esposito sfrutta al meglio una punizione proveniente dalla destra e sotto misura infila l'incolpevole Romani per il gol che vale i 3 punti. Il coreano a questo punto cerca il tutto per tutto, la squadra di Zagnoli si sbilancia e subisce il contropiede a cura di Alberani che si divora così clamorosamente il 2-0. Dall'altra parte Borghini vede deviata la conclusione in corner, stesso metodo adottato per la conclusione di Passini, mentre al fotofinish da calcio piazzato arriva il colpo di testa di Stanco bloccato sulla linea di porta ad opera di Stella. In contropiede con un coreano sbilanciato in avanti, Tattesi, neoentrato, minaccia la porta di Romani che blocca il suo tentativo in 2 tempi, ma non c'è più tempo. Il coreano cade in casa contro, occorre dirlo, un grande Reno.